di Toto vogliamo raccontare e far arrivare il messaggio che è una nuova tecnologia e che è una tecnologia che serve anche in un paese dove la tradizione del bidet è molto radicata. Questo nuovo prodotto in Italia non sempre riesce a essere accettato da tutti e quindi più abbiamo la possibilità di parlare, di far conoscere quali sono tutte le funzioni e gli aspetti positivi di utilizzare un prodotto che serve principalmente per l'igiene personale e innanzitutto è anche un prodotto di design, e riusciamo comunque ad avere più pubblico e più diffusione del prodotto, soprattutto in una zona come la Toscana e come l'area di Firenze, dove abbiamo sempre più richieste da parte di privati che conoscono già il prodotto, lo vogliono introdurre e utilizzare in questo territorio. La sensazione è che ci sia sempre molta più richiesta e quindi sempre molto più interesse, che i progettisti, architetti si vogliano aggiornare ed informare su quelle che sono le caratteristiche di un prodotto che nel resto del mondo è comunque molto diffuso. In Italia inizia a esserci la necessità di avere almeno la pulce nell'orecchio dell'esistenza di queste tipologie di prodotti.